Oggi parliamo di bodycam. Le bodycam sono delle telecamere portatili che gli operatori della sicurezza possono indossare per documentare lo stato dei luoghi che ispezionano e gli scenari in cui si trovano immersi. Si tratta di dispositivi ormai di largo uso oltreoceano e che stanno avendo una progressiva ma importante diffusione anche sul nostro mercato. E parlando di operatori professionali della sicurezza, oggi dedicheremo attenzione particolare al mondo della sicurezza privata, il cui protagonista è la Guardia Particolare Giurata. Trattandosi di immagini catturate in maniera diffusa ed indistinta da un soggetto privato, si è dovuto esprimere ovviamente il garante per la privacy, il quale ha dichiarato l'assoluta legittimità dell'impiego ai fini di sicurezza delle bodycam da parte di personale della sicurezza privato, a patto che ovviamente le immagini che vengono così catturate e che possono essere estratte da questi dispositivi seguono tutti gli iter di garanzia che vengono applicati a qualsiasi immagine venga acquisita da una telecamera di sicurezza privata. Proviamo a immaginare insieme quali possano essere le reali potenzialità e la reale utilità dell'adozione di una bodycam in servizio da parte di un operatore della sicurezza privata. In sostanza, questi dispositivi consentono di avere una documentazione foto e video da allegare alla propria relazione di servizio, al proprio verbale, a documentare storicamente ciò che è accaduto, a documentare lo stato dei luoghi che abbiamo rinvenuto durante i nostri servizi ispettivi, a documentare le condotte dei soggetti con cui ci siamo interfacciati, magari anche a fornire prova della illegittimità, illiceità e rilevanza magari anche penale delle loro condotte, e va alla fine in modo molto importante a documentare anche l'operato della guardia, il nostro operato, ad evitare di sentirci muovere contestazioni a posteriori che non abbiano una rispondenza con il fatto storico. E non dimentichiamoci che la guardia giurata svolge la stragrande maggioranza dei suoi servizi in pattuglia monoagente, dunque da solo. Il dispositivo che abbiamo provato oggi per voi e che andiamo a recensire è la Drive Pro Body 30 di Trashend. Trashend è un'azienda taiwanese di alta tecnologia, da anni affermatasi, tra l'altro, sul mercato delle schede di memoria. La sua linea di bodycam si è subito conquistata un posto in primissima fila in questo mercato e la Body 30, con i suoi soli 130 grammi di peso, presenta tra l'altro l'importantissima introduzione della possibilità di riprendere in condizioni di scarsa luminosità grazie ai suoi LED ad infrarossi. Ovviamente con scarsa luminosità non dobbiamo semplicemente pensare ai servizi notturni, ma basta anche pensare a un servizio ispettivo, ad esempio, di un comparto immobiliare che non abbia l'allacciamento della corrente. La Transcend Body 30 consente fino a 12 ore di ripresa ad alta risoluzione con una singola ricarica della batteria. La Body 30 può essere comodamente ancorata all'equipaggiamento o all'abbigliamento tramite un supporto velcrato o una comodissima clip che ruota di 360 gradi, consentendo un posizionamento sia verticale che orizzontale. Come possiamo vedere, la Body 30 si presenta veramente solida e compatta. Sul lato superiore ci sono due comodissimi indicatori luminosi dello stato della batteria, in questo momento carica e indicazione è verde, e dello stato in cui si trova l'apparato, in questo momento azzurro. Significa in condizioni di preregistrazione buffering, di cui diremo tra poco. L'utilizzo è davvero semplice. Sulla parte anteriore troviamo il grande tasto principale che consente accensione e spegnimento del dispositivo, ma anche, tramite una pressione un po' più prolungata, l'avvio della registrazione, accompagnato da un segnale acustico e da una vibrazione, di modo che l'operatore ne abbia sempre piena consapevolezza. Il secondo dei tasti principali, posto sempre sulla parte anteriore, oltre a consentire l'acquisizione di immagini fotografiche durante la ripresa, se premuto più a lungo, determina l'attivazione dei sensori infrarossi per la registrazione e la ripresa di immagini in condizioni di scarsa visibilità.
Nella quotidianità, però, l'operatore avvierebbe la ripresa solo dopo aver preso consapevolezza di un evento che lo insospettisce. Così facendo, però, la causa scatenante non rientrerebbe nelle riprese. La funzionalità di buffering consiste proprio in una funzione che ci consente di avviare la registrazione in anticipo rispetto all'accensione. In sostanza, le immagini vengono registrate e sovrascritte in continuazione sulla memoria interna del dispositivo, di modo che quando l'operatore avrà la necessità di avviare la ripresa, verranno salvati automaticamente anche i momenti precedenti, in spezzoni da 30, 60, 90 o 120 secondi in base alle impostazioni date. Così facendo, non si perde nulla del cosiddetto pre-evento, che spesso è la causa scatenante della necessità di riprendere. Inoltre, non si dovranno immagazzinare ore ed ore di riprese inutili solo per non correre il rischio di perdersi un evento saliente della giornata. Dove vengono registrate le immagini riprese dalla bodycam? E come dialogano le bodycam con una centrale operativa? È sufficiente scaricare in pochi secondi su qualsiasi smartphone a sistema operativo iOS o Android un'app dedicata alla Body Pro Body. Tramite l'app è dunque possibile comandare a distanza il nostro dispositivo. Ad esempio, possiamo iniziare o interrompere le registrazioni in modalità dichiarata, quindi con l'accensione dell'indicatore luminoso in questo momento che indica la registrazione in buffering, o attivando e disattivando il microfono per la captazione delle tracce audio insieme alle tracce video. Funzione Live View. E questa è la qualità delle immagini. Dallo smartphone, poi, le immagini possono essere trasmesse direttamente via internet alla sala operativa, consentendo quindi di impiegare le bodycam non solo quale strumento per documentare per il futuro cosa stia accadendo, ma anche come vero e proprio occhio sul campo. Per chi da remoto prende coscienza dello scenario e potrà così assumere tutte le decisioni utili alla gestione dell'emergenza e coordinare anche più persone. La Body 30 consente infine di associare tra di loro tutte le bodycam degli appartenenti allo stesso gruppo, di modo tale da poterle programmare affinché nel momento in cui ne parte una in modalità buffering, partano anche le altre. Le bodycam possono rappresentare davvero un ausilio sicuro all'operatività e uno strumento di reportistica insostituibile. Nel sistema integrato tra un'organizzazione, il fattore umano, le dotazioni e la tecnologia, la bodycam è ormai un componente insostituibile.